Buongiorno ragazze, sto tornando a casa, sono andata a pulire gli spogliatoi. Oggi è lunedì e iniziamo questo vlog. Oggi sono contenta, super contenta, perché viene la mia amica Mara, che siamo cresciute a Varso insieme, però dopo lei è andata a vitare in Gezzo, che si è sposata e ha due patatonzoli bellissimi e tanto tanto bravi, come brava lei. E viene a trovarmi e dunque sono super felice. Sono appena entrata in casa, sto portone è inutile, i portoni di legno sono una gran schifezza, beati quelli che ce li hanno nel PVC o quell'altro materiale che non mi ricordo come si chiama. Oh, è ancora buio, sono le 8 e fuori c'è meno 3, mamma mia ragazzi che frecce. Però meglio il freddo che il caldo, da me sentirete sempre stare. Infatti c'è una faccia sempre rossa. Ieri sono andata e mi sono presa un nuovo fondotinta e mamma mia, ve lo faccio vedere anche qua. Troppo. Ho preso sia il fondotinta che la matita per le sopracciglia, questo qua della, voglio dirlo giusto, Shiseido, è giapponese. Il colore è un nude pescato, mi ha detto. Sì, pescato, ha detto sul rosa. E boh, adesso ho dovuto cambiare le lenzuola del mati perché stanotte è andato a dormire con la bottiglietta dell'acqua e ne ha fatto cadere un po'. Così io sono bella contenta, no ragazze? Perché così il materasso nuovo. Adesso ho tirato via tutto, l'ho fatto asciugare e boh, adesso vado a rifare il letto. Poi mi faccio due lavori perché poi arriva la Mara. E niente ragazze, vi mando un bacione grandissimo. Ah, Matteo ha perso 2,3 kg. Dunque tutto contento, io anche per lui. Piano piano, con calma, perché anche perderli troppo veloce non va bene. Io preferisco che li perda piano piano piano, anche per la pelle e tutte queste cose qua. E boh ragazze, adesso mi metto a fare qualcosa. Ciao ragazze, sto per uscire, che sto andando dallo psicologo. La mia amica Mara è andata, sono stata troppo contenta che è venuta e se vede questo video gli mando un bacio grande grande, non vedo l'ora di rivederla. Ci voleva proprio, non mi accorgo neanche del tempo che passa quando viene la Mara, perché parla ed era mezzogiorno che era già ora che andava via. E boh, poi mi sono fatta una piadina veloce da mangiare e adesso vado dallo psicologo. Poi quando arrivo a casa vediamo cosa riesco a fare, dovrei caricare, sistemare dei video, vediamo cosa riesco a fare e vedere se riesco ad andare avanti con gli armadi della sala prima che arrivi al mati. Qui c'è una giornata bellissima, fuori sono le 2 quasi, fuori ci sono 9 gradi, stamattina alle 8 c'era meno 3, faceva freddissimo e su in Bigezzo dove abita la Mara invece meno 5, dunque è ancora più freddo. E boom ragazze belle, ci sentiamo più tardi. Io lo so che sono noiosa, ma devo farvelo vedere. Cioè, sembra un leone, guardate che bello che è. Io sono troppo innamorata di questo gatto, guardate che bello, guardatelo. Cioè, non vedete che roba maestosa? Sembra, avete quei leoncini. Allora, mamma mia, è troppo bello, Jay. Ma quanto sei bello, mamma. Ma quanto sei bello. No, veramente, ragazze, è troppo bello. Guardate, guardate, sembra un leone quando... Mamma, ma poi è bellissimo. Io sono innamorata del mio gatto. Ve l'ho fatto vedere da vicino perché è troppo bello. Amore, ma quanto bene ti vuole la mamma. Di ciao alle ragazze, ragazze, ragazze. Ciao ragazze, sto pulendomi gli armadi, tanto per farvi vedere. Adesso ho fatto questo l'ho fatto già tutto. Guardate che capolavoro, guardate un po' qui, che ordine, che precisione, dai, cioè la precisione. Manca solo che la dividevo anche per colore la roba e poi era super precisa. Questo è fatto, questi sono tutti fatti, questi qua sopra, la vetrinetta ho tirato fuori tutto e lavato tutto, piatti, anche la roba di mati, i lego, avete il riflesso, non vedete, anche i lego di mati sono tutti fatti. Poi ho fatto tutti i cassetti, quei cassetti là,
Adesso tutte queste le devo buttare via perché è tutta rotta. E sto mettendo queste, veramente. Grazie di cuore che me le avete consigliate. Guardate ancora lo smalto, com'è bello. E così magari si rinforzano anche le unghie. E mo vado avanti, ragazzi. Era solo per farvi vedere il mio leone. Sei il mio leoncino. Sei un miss. E l'altra invece è là, guardate, la principessa di casa. Nina. Nina. Quanto sei bella anche tu, amore. Ma quanto sei bella, mamma. Quanto sei bella per mamma, tu. Ma sei la mia principessa. E tu sei il mio leoncino. Con quello sguardo. Oh. A dopo, ragazze. Ragazze belle, questa è la settima volta che schiaccio questo bottone per registrare, non è una mia abitudine questa, perché di solito i video li faccio così, come vengono vengono, lo sapete già, voi siete a casa mia, e se io ho gente a casa non è che replico la puntata, cioè non è che quello che dico poi lo ridico, viene fuori quel che deve venire fuori. Voi siete in casa mia, fate ormai è come se io vi faccia entrare in casa mia e non è che si registra di nuovo perché è venuta male, soltanto che continuavo a schiacciare il bottone perché sbagliavo, perché volevo pulire la telecamera perché era tutta zozza e si vedeva tutto alonato. E dunque ho dovuto rifare. Vabbè, bando alle ciance, sono andata al Carrefour che mi servivano le cuffie per sentire col telefono. Perché io da qui quando vado a lavoro di solito ascolto sempre o qualche video o musica, comunque ascolto sempre qualcosa, lo ascolto i vocali su WhatsApp, insomma, insieme alle mie amiche così. E dunque sempre, cioè mi servono le cuffie, quelle che avevo hanno iniziato a fare tipo una scossina e quando fanno così è meglio buttarle via perché diventano anche pericolose. E dovevo prendere solo le cuffie, lo yogurt per il mati, l'insalata, le arance e poi dovevo prendere la carne per domani e invece ho preso altra roba, però c'erano due o tre cosine interessanti, sono arrivata a 61 euro che andava proprio bene per utilizzare l'altro sconto, così ho pagato 51. Non posso sempre tutte le volte andare a spendere tutti questi soldi, però vabbè ci sta, poi prendendo tanto pesce così, logico che spegni un pochettino di più rispetto magari a mangiare solo pasta e queste cose. Vabbè, vi faccio vedere le cosine, vabbè, le cuffie sono queste qua, sono bellissime. Le ho prese verde, verde speranza, speriamo bene. Noi ce la mettiamo sempre, io anche oggi riflettevo e voglio sempre essere positiva. Poi sicuramente faccio un video anche su questo. E le ho prese verdi. Poi ho preso le mele, quelle sapete del cestone da 98 centesimi, ma sono proprio belline, adesso ve le faccio vedere, vi faccio vedere. Allora, praticamente le mettono a 98 centesimi per questi bollini qui, perché hanno magari queste piccole ammaccature. Ne ho prese una decina, ma sono buonissime ragazze, fatte anche al forno, con su una spolverata di cannella, senza zucchero, senza niente, sono una bontà. Io le adoro. Le arance, queste qua rosse, sono le più buone, ragazze. Rosaria, sono buonissime, ma sono sicura che ci sono da tutte le parti. Sono troppo buone queste arance. Sono troppo buone, buone, buone. E in più mi sono presa la papaya, perché l'ho vista e non ce l'ho fatta a resistere. La papaya quando è buona, adesso ve la faccio vedere. È così. Questa è già più buona. Vedete quando ha un pochettino di gialloso, vedete qua. Ecco, così è proprio buona, buona. Mi è arrivato un messaggio della Stefi di Genova. E niente, queste sono due di queste. Poi ho preso 1 litro di latte perché mi è venuto in mente che stava per finire, dunque l'ho preso. 4 confezioncine di biscottini per il gatto, così anche qua per un po' siamo a posto. Una è insalata quella gentile, quella riccia, troppo buona e dolciastra, dunque piace un po' di più anche a Mati. Strizza lo stesso il naso, però io gliela faccio mangiare lo stesso. 2 yogurt di questi qua, li prendo questi qua della Müller, sono un po' più buonini, diciamo, un po' più gustosini. E gliene ho prese 2 confezioni che li mangia a merenda. E poi gli ho preso di nuovo i suoi hamburger, questi qua che gli piacciono tanto tanto, così li congelo. Poi ho preso del petto di pollo che voglio fare una specie di arrosto. E magari lo faccio domani, vediamo cosa riesco a fare, se sono a casa o no, non lo so. Dato che metto via questa roba perché non voglio. Ecco,
Io lo congelo, poi se dovesse essere domani mattina lo tiro fuori, perché non voglio che va male. E Matteo stasera gli faccio gli hamburger, invece io, poi vediamo, magari ne assaggia anche lui un pezzo. Io mi sono presa il pesce spada, faccio la minestra che non cola, che è questa qua, che l'ho scongelata, che era il passato che avevo fatto con zucchine, cavolfiore, carota e sedano. Mi è venuto buonissimo, ah, e dei piselli, mi è venuto buonissimo ragazzi, era cremoso, buono buono, e gli è piaciuto anche il mati, e allora ho preso quello. E poi niente, vabbè, questo, e ah, giusto, vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso due asciugamani, due tappetini per il bagno, perché quelli che ho incominciano a fare un po' pietà. E allora ne ho presi due, e era già da un po' che li volevo prendere, perché quelli lì mi facevano un po', proprio un po' impressione. E sono stata fortunata perché erano in un'offerta. Vediamo se sono la misura che volevo io. Sì, vanno benissimo. Ne ho presi due, ho fatto proprio bene. Bene, così poi li lavo e li metto. Perché io ne metto uno davanti alla doccia e uno davanti al lavandino. E dunque sono proprio perfetti come li volevo io. Perfetti. Belli. Sì. 4,50 euro. 4,50 euro quelli. E poi c'erano gli ospitini, questi qua, i soliti, gli ospiti. Questi. E venivano 2,02 euro. E allora l'ho presi. Che questi non vanno, non bastano mai, poi vengono bruttini anche, perché poi io questi li lavo tutte le volte, cioè praticamente ogni volta che lo utilizziamo lo mettiamo a lavare, dunque figuriamoci, siamo io e il Mati in due, sapete quante ne fai fuori? E dunque le metto da lavare anche loro, che tanto ho una lavatrice da fare dopo di bianchi, e dunque metto dentro anche questi, così almeno. Ho preso azzurri, tutti e due azzurri, un azzurro, questo è turchese si chiama, e quello lì invece è azzurro cielo. Azzurro cielo e blu cielo. Blu notte, è vero, azzurro cielo e blu notte si chiamano. E li sapevo tutti i colori quando lavoravo nel negozio di abbigliamento, cavoli, mamma mia, e guai sbagliare, carta da zucchero, ed è quel blu un po' stranino, ma li sapevo proprio tutti. Vabbè, bagno a queste ciance, ragazze belle, adesso vado a farmi la doccia perché stasera c'è la live. Ragazze belle, sto bevendo la mia camomilla e mamma mia, come vorrei che sentiste il profumo di questo fiore, è stupendo, mamma mia, ha un profumo fantastico, guardate che bello. Domani metto la foto, ve la metto, Matti, guardate che belli che sono. 1, 2, 3, 4, ne sta aprendo anche là un altro e lì un altro. Ma fa un profumo, già solo entrare dalla porta lo senti. Mi appoggio qua intanto che bevo la tisana. Sapete che quando riesco facciamo due chiacchiere, così almeno poi lo chiudo anche questo vlog. Sono tutti pezzettini di me che parlo così. Poi appena mi inquadro con tutti i lavori che riesco, faccio di nuovo qualche video anche sulle pulizie, che è un po' che non riesco a farne. E me l'avete chiesto un po' di persone. E anche quelli delle canzoni, adesso ho capito. Non, pensavo che erano, invece è quello del karaoke, devo stare attenta a quale scelgo come musica, perché certi tipi di musica non puoi, e invece certe altre te lo lasciano, dunque devo solo trovare quelli giusti. Certe non mi vengono proprio, mi dispiace, ma non sono proprio canzoni che riesco a cantare io, tipo a modo mio. Se la canto alla mia maniera, ma non riesco a stare dietro alla base, non è una canzone che va bene per me, anche il mondo non ce la faccio, con quelle basi lì non riesco, io non sono capace, ci vorrebbe qualcuno che mi cambia la velocità, e dunque non, perché la base delle musiche può essere più bassa, più alta, in base anche alla tua voce, alla tua tonalità, quelle basi lì sono messe probabilmente per dei tipi di voce che con la io non riesco ad andare a quella velocità, così non riesco, ho provato, devo provare un po' a allenarmi, vedere, tanto adesso poi questo fine settimana, se riesco magari venerdì ci provo, vediamo.
e anche per quelli delle pulizie. E poi vorrei fare dei video, ve lo dico sempre, ma non riesco mai a fare perché mi dimentico. Cioè mi dimentico, mi viene in mente al pomeriggio che potevo averlo fatto, quello di cosa mangio in un giorno. E boh, e basta. Adesso finisco di leggere, sto leggendo questo libro che ve l'ho fatto vedere in un, di quando le ho comprate, mi manca proprio pochissime pagine, è interessante. Boh. Ma sì, tanto per leggere qualcosina sempre di non troppo pesante, non troppo pesantuccio, e mi piace. Poi sono andata dallo psicologo, è andata tutta bene, io quando esco dallo psicologo mi sento proprio più leggera, più come andare a confessarsi, no? Però più parli, poi lui tutte le volte mi dà delle domande da farmi, anche stavolta mi ha dato due o tre domandine da farmi nel mio testolino e poi quando arrivo ne parliamo, ne discutiamo, mi trovo molto molto bene, ma ve l'ho già detto. Proprio mi trovo molto molto bene a parlare con lui, a discutere, perché a livello si discute, lui mi ha detto, sei una persona molto intelligente, riesci a, cioè lui mi fa capire cose e io gli do le mie motivazioni, no? Perché io lotterò sempre per questa storia che le persone devono dare amore e stavolta siamo arrivati che mi ha dato ragione a me. Io gli ho detto, io non riesco a non a portare rancore, è più forte di me, ragazzi, io non ce la faccio, io non riuscirò mai a portare rancore. Per me ci sarà sempre un fondo di pace e basta, perché io sto proprio bene quando sono in pace e in pace vuol dire non avercela di fondo con nessuno e non essere arrabbiata né né come va la vita. E questi sbadigli. Penso che sono l'unica che YouTube che fa gli sbadigli. Ah, ragazze belle, ah, sabato c'è la festa delle fisarmoniche, ma sono perfin contenta che a me piace la musica lì delle fisarmoniche, mi farò tante cantate anche lì. Poi vogliono organizzare per carnevale, ho capito, per la festa della donna. Sì, io vengo tutte le. Io gliel'ho detto, io vengo da tutte le parti, basta che mi fate, mi dite che c'è qualcosa, io ci vengo. Mi piace andare, tanto sono sola così, Mati col suo papà. E allora dico, se avessi un compagno, avessi qualcuno in conto, ma sono da sola. Chi me lo fa fare di stare chiusa in casa? Quando si può stare in compagnia, non sono quei 10-15 euro che mi cambieranno alla fine del mese, che permetteranno di vivere una vita migliore. Però vivo una vita migliore interna, perché sto bene. Io cerco sempre di farmi, di coccolarmi, di viziarmi quando sto bene, quando sto bene. Io infatti in questo momento sto proprio bene, sono molto molto serena, molto amo molto stare, non mi dispiace, non, come vi spiego, non soffro la solitudine in questo momento della mia vita, io non soffro di non avere un compagno, mi sono accorta che sto proprio anche bene perché se trovi una persona che ti migliora, che apprezza i tuoi anche difetti, che apprezza il tuo, le mie cose, insomma, non è neanche facile trovare magari un compagno che accetta certe cose, che giustamente avendo una pagina su YouTube, un canale su YouTube, avendo una pagina su Facebook pesante perché insomma ho quasi 5.000 iscritti e ci sono tanti uomini che ci provano perché è così e dunque non è facile che magari un tuo compagno accetta anche queste cose e tanti uomini si sentono come se e dunque cercano sempre di
È difficile praticamente trovare una persona che accetta anche il tuo modo di essere, in più separata con un bambino. Non è facile trovare una persona che accetta queste cose, però io devo essere sincera, un po' di anni fa stavo un po' più male per questa situazione. Probabilmente maturando mi piace anche di più, veramente, non mi dispiace essere sola così. E boh ragazzi, adesso è arrivato il Mati. E adesso andiamo a guardare, come si chiamano quelle cose che ci stiamo guardando? Anime. Ci stiamo guardando delle anime. Ci stiamo guardando. Ci stiamo guardando delle anime. Allora, il singolare è un anime, il plurale è degli anime. Noi ci stiamo guardando un'anima. Oddio Cristo. Vabbè, sono dei film giapponesi, perché se dico cartoni animati, no, piuttosto. Oh, senti un po' il profumo di sti fiori e digli un po'. No, questi qua spettacolare. No, però allora devi chiamare, dillo alle ragazze, sì. Com'è la ragazze, sono di buon. Però se proprio devi chiamarlo in un modo, siccome devi chiamarlo in un modo, o li chiami gli anime, i cartoni animati cinesi, no, giapponesi, si dice o dici gli anime o dici cartoni animati giapponesi? I cartoni animati cinesi. Giapponesi! I cartoni animati cinesi. Vabbè, andiamo a guardarci una puntata che poi si deve andare a dormire. Comunque sto raffiore, ragazze, fa un profumo fuori dal normale. Comunque dopo questa questa vi auguro la buonanotte, il buongiorno, non so quando è che lo guardate voi questo video. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, beh, che sono poi contenta. Chiunque si iscrive, io sono contenta, vi ringrazio sempre, proprio dal cuore. E se questo video vi è piaciuto, pollice in su, se non vi è piaciuto, pollice in giù. E niente, io sono l'unica, no Matteo, che mi sporchi il telefono con quel profumo. Matteo, non farmene girare. Veramente, no. Che voglia di me. Certe volte i bambini bisognerebbe farli arrosto con le patatine. Vabbè ragazzi, adesso vi saluto. Buonanotte. Notte.